Ma sì, dai, mi aiuti tu a preparare la cena. Vai a vedere cosa c'è nel frigo, dai. Riesci a aprirlo? Guarda, cosa c'è nel frigo? Cosa? È rimasto solo un formaggino. Ma allora bisogna andare a fare la spesa. Quando andava a fare la spesa, a lui piaceva tantissimo salire sul carrello perché gli sembrava. Mamma mia, che bello andare sul carrello, fare le sgommate in mezzo alle patate, curvo fra gli yogurt e un televisore. Io faccio il pilota e papi fa il motore. La mamma è il benzinaio che fa il rifornimento. 6 pacchi di spaghetti, poi via come il vento. Spostati un pochino, che non ci sta il vino. Tira via ste mani che posano che i salami. La roba per il micio, vicino al dentifricio, i pesci e qualche pera nella canottiera. Che belli quei giochini, sistema i biscottini, il burro e i rapanelli, li metti tra i capelli. Più in fretta che non trovo i formaggini all'uovo, i pannolini al latte, le frittelline matte, la pasta col tesoro, il cioccolato al tuorlo, le calze con la zucca, le trecce della mucca. No, 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 ma non abbiamo finito di fare la spesa, c'è ancora un mucchio di roba. Mi hanno parcheggiato dietro un surgelato. Son corsi laggiù a prendere la gru. Roba più non posso, mi è caduta addosso. 2 scaffali vuoti, sono anche svenuti. Mi hanno sotterrato sotto il cioccolato. Gridavo, aiuto mamma, nuotando nella panna. Corriamo che è tardissimo, dobbiamo far prestissimo, non manca poi moltissimo, 2 sconti e siamo là, di casse liberissime, non ce ne poi tantissime, 2 curve velocissime, in coda stiamo qua. Siamo in coda, date, signora, momento, sto cambiando il turno, allora vediamo cosa avete preso. Allora, yogurt, calze, quanti piedi avete, signora? Allora, e questo non passa, signora. Ah, ha il suo figlio? E non l'ha pesato, signora? Allora, guardi, signora, glielo peso io, eh. Lo metto nel sacchetto, lo peso, gli metto il coso, eh. E poi, se volete tornare domani, anche voi, eh. Ciao! A domani, eh. A domani, a domani.